Cari amici, bentornati a Sercasting Academy. Nella puntata precedente ci avevate lasciato, ci eravamo salutati con un gran pezzo di pizza che ci aspettava. Continuiamo questa sessione di 24 ore qua a Montalto di Castro con Luca Giambi. Abbiamo deciso di dividere questa pescata in due fasi. La prima fase, primo giorno, ricerca del Lecce, e l'abbiamo visto nella puntata precedente. Adesso arriva il tramonto, abbiamo tutta la notte, tutto domani mattina, situazioni di marea e soprattutto, secondo le previsioni, di vento e mare montante, vero Luca? Sì, esattamente, quindi entra un po' di scirocco. Se il mare andrà a montare, avremo delle situazioni tecniche leggermente diverse che affronteremo, ma abbiamo la notte, non tutta perché dormiremo ovviamente, non siamo così pazzi, anche perché il culmine di marea è fra 3 ore, quindi abbiamo 3 ore buone davanti per pescare. Ora, bando alle ciance perché dobbiamo mangiare la pizza. Salute, alla vostra, io mangio. Parlottone, apriamo la notturna con lo signor Sparlotto, bellissimo, segno che fuori c'è Posidonia, c'è un po' di roccia, si vede anche dal colore del pesce, un bello sparlottone per aprire le danze, difficile rilasciarlo perché, no, lo rilascio al volo. Opla. Nel frattempo continua la pesca dei granchi, che sarà l'esca che vorrei utilizzare questa notte il più possibile nelle ore di buio, perché chiaramente il granchio mi permette di avere delle chance maggiori con le orate. Quindi ora pian pianino andremo a modificare la nostra azione di pesca, toglieremo sempre più i floater per avere trave singolo lungo con granchio innescato. Allora, in questa fase arenicola ancora, una canna giù col granchio, anche perché ne ho soltanto 2 o 3, purtroppo anche loro si fanno desiderare, e quindi arenicola, la poca che siamo riusciti a reperire con grande fatica, e poi qualche saltarello per il floater. Ora ho avuto questa mangiata, c'è attività di piccoli pesci, ma mi sembrano molto come se fossero disturbati. Non vorrei che ci fossero i serra, perché in questa spiaggia i serra ci sono sempre stati. Ecco qua, una piccola mormoretta che adesso andremo a liberare. Vediamo di cosa si tratta. Difesa non ce n'è. Per il momento mi aspettavo qualcosa di meglio. Ora, questa potrebbe essere una buona mormora da come si difende. Potrebbe essere, dico. Vediamo, sì, qualche testata la dà qua sotto, eccole. Oh. Eccola qua. Si è slamata. Proprio sul bagnasciuga. Non stanno mangiando molto bene, devo dire la verità. Però insomma, come inizio non c'è male. Praticamente non ho visto la mangiata. Non so se ci sia stata. Sono andato a sollevare la canna e c'era qualcosa di appeso. Adesso sembra un pesce quantomeno pesante. Il che vuol dire che è un mormorone. Comunque dà delle belle testate. Siamo praticamente al culmine di marea, ecco, ora è sotto, si difende anche bene. Se si intravede, tra l'altro avevo deciso di chiudere. Uh.
Orata. Orate frates. Orata. Evviva. Una bella oratozza. Che era quello che cercavamo poi alla fine. Quindi, adesso, non cambio idea sul fatto di chiudere le canne. Interessante, ha mangiato sul lamo centrale. La nottata è passata. Dormendo, passata dormendo, chiaramente abbiamo, io ho ritirato sulle canne, non voglio lasciare canne in giro mentre non sono pronto a controllarle, e adesso abbiamo ricominciato, almeno ho ricominciato. Il mio compagno di pesca ancora non è arrivato, e dopo pochi minuti è arrivata la prima mangiata, un pescetto. Continuiamo l'azione di pesca che ieri nella zona ci ha portato a delle mormore, l'orata. Ora c'è questa mormoretta, credo, insignificante. No, mancava anche lui. Un sugarello. Un sugarellino di prima mattina. Sugarello che si è pappato tranquillamente il mio floater, perché continuiamo l'azione di pesca fatta di orata con granchio, e dopo vedremo l'innesco. Doppio, triplo short, in questo caso un doppio e un triplo short. Ah, questo si è slamato facilmente, ma per fortuna, anche perché veramente non saprei cosa farmi di un sugarello così, non ho voglia di pescare col vivo, né che ci sono condizioni per pescare con il vivo. Eccolo qua. Condizioni del mare sono molto modeste, le previsioni sono totalmente differenti. Dicono che il mare dovrebbe salire, la ragione per cui abbiamo strutturato la sessione in questo modo. In realtà adesso il mare è veramente sdraiato, siamo al culmine di bassa, sappiamo che nelle prossime ore è previsto che salga e nei prossimi giorni sia veramente forte. Speriamo. Speriamo, altrimenti toccherà adeguarci come lunghezza di travi e tornare a pescare con travi molto molto lunghi. Vediamo. Abbiamo detto che inneschiamo il granchio. Allora, con questo tipo di innesco, chiaramente ho preso un amo big, di tipo big, quindi un amo piuttosto robusto, perché col granchio in particolare innescato in questo modo serve un amo robusto. Ora io faccio passare il filo attraverso le zampe, le chele, attraverso le zampette del granchio, per cercare di tenerlo il più vivo possibile. Il granchio si allarga ed è abbastanza facile innescarlo. Ieri ad esempio con questo tipo di innesco il granchio, aia che mi sta chiaramente mordendo, è rimasto vivo praticamente 4 ore, non ci sono state mangiate, il granchio però è rimasto vivo. Allora adesso chiaramente c'è il problema che il granchio tende ad insabbiarsi, ovviamente purtroppo per lui devo rimuovergli le zampette posteriori. Ecco l'innesco, il granchio è perfettamente vivo, pronto a essere lanciato, vedete come si muove, però ha il vantaggio, così com'è, che non si potrà assolutamente insabbiare. E ora questo lo mettiamo in acqua per l'orata. Sono le 5:30 del mattino, fa freddo, decisamente freschino, ma meno male.
e pescheremo ancora fino circa al culmine di alta, mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, quindi abbiamo 6 ore di pesca davanti, il che significa 24 ore con una piccola sosta notturna di 4-5 ore per provare a dormire in modo abbastanza scomodo come immaginabile, però bello. Ora, se il mare ci dà una mano e viene su qualche onda, io sono fiducioso, probabilmente aumenterà anche la taglia delle catture, altrimenti ci accontenteremo di questo. E gli effetti della marea dopo una mattinata, praticamente zero catture, zero mangiate, esche intatte, anche se i pescatori vicino a noi ieri sera hanno lamentato un paio di rotture da serra, più di due. Siamo a Viareggio. A Viareggio la nostra 24 ore è stata interrotta per carenza di risultati. Ci siamo spostati a Viareggio con l'uomo mascherato. L'uomo mascherato che al primo lancio, come gli ho dato la canna, ha preso questo popò di sarago e poi sveleremo chi è l'uomo mascherato. Intanto siamo pescando. Mascherato, se si butta giù la maschera non vede più nulla. Non vede più nulla. L'uomo mascherato che è Andrea Baldeschi, dai, cacciati sta maschera. Fatti vedere in tutta la tua beltà. E, con il segno di mare si commentano al sole, molto belle, non facili, parecchio mare. Siamo però in pesca con braccioli da 70-80 cm o 0,22. Evidentemente c'è tanta mangianza di quella dimensione, di quella misura. È una bella, bella esperienza in una spiaggia stupenda, con un gran mare. E se queste sono le premesse, speriamo che arrivi anche qualche cosa di più importante. Intanto quella sessione delle 24 ore l'abbiamo, ripeto, dovuta interrompere perché non sono praticamente più arrivati i pesci, inspiegabilmente, né noi né i nostri altri compagni di pesca, appunto con persone che pescano vicino a noi, che nei giorni precedenti avevano fatto molto bene. Beh, almeno scappottato. Certo, ma neanche il ciuccio c'ha questo. E l'amo è praticamente più grande di lui. Beh, comunque se posso permettermi, mi sembra che il mio lo battesse alla grande. Il tuo era notevolmente più grande e provo forte invidia nei tuoi confronti, devo dire. Io farei anche due foto a questo pesce. We'll be right back.
Prestiamoci a questo recupero. Se non ce la fai, dillo, ti do il cambio, ci alterniamo. E me lo fece una volta il Meloni sto gioco. Cioè, eccolo! Ma dai, ma guarda va, che è quello di prima! È il solito! È sempre lui! Ma cioè, ma guarda, mangia allo stesso modo addirittura! Facciamoci la firma sopra! Esatto! Facciamoci basta, gli tagliamo un pezzo di coda! Poverino! Guarda ma è carino! Ciccio, ma che sei venuto a fare qua? Ma mangia, sarebbe quasi quasi da mettergli un amo! È vero? Parliamo di travi, questa situazione di mare sta utilizzando doppio short rovesciato, molto semplice, come potete vedere sono braccioli da una novantina, 80-90 cm, trave principale è uno 0,50 perché i piombi sono un po' più grossi, siamo sui 150, braccioli del 22, una bella brillatura abbondante, potete vedere una decina di centimetri, poi il trave innescato ad arenicola. In alto analogamente, trave abbastanza abbondante, grosso, che si distende bene in corrente, molto forte da sinistra a destra, potete vedere la bella apertura che c'è, l'esca è a 10 cm dal piombo, è molto semplice, si stende perfettamente, andando su un fast link che a sua volta è frenato da semplicemente due tripli nodi portoghesi, uno e una due, quindi non ci sono perline, non c'è nulla, ma è bloccato. Analogamente il secondo bracciolo, alto, uguale. Vedete, a 10 cm dal clip. E quindi è un trave lungo abbondantemente 1,80 m. Distanze di lancio piccole. 50 metri massimo 60 perché oltre c'è troppa turbolenza e si aggroviglia tutto. La bella spianata d'acqua, qualche mangiatina c'è stata, piccoli pesci ma arriveranno anche i grandi. Forse è arrivato un pesciolino un po' grosso di prima, non molto, però almeno c'è stata una mangiata. La spigoletta mini. Una mormora? La spigola. Questo è difficile. Il mago delle spigole. Il mago delle spigole. Cioè, oggi abbiamo fatto la nursery, l'acquario praticamente, tra spigole e sarghi, forse arriviamo a 50 grammi. Ma, pesci piccoli, se sono i piccoli ci dovrebbe essere anche i grandi. Bisogna pescare, come dicevo, a 20-30 metri dalla riva. Perché ora ho avuto una bella mangiata, non è un pesce importantissimo, ma è sicuramente il più grosso della giornata. Ora vediamo di non perderlo con questa, ecco qua, facciamo trascinare, tutto facilitato. Oh beh, ragioniamo un pochino, già meglio no? Decisamente, bel saragotto. Attività ce n'è sempre stata tanta, questa è stata una mangiata se non altro decente, vediamo se riesco a liberarlo. E quindi la chiave per rispondere a questa spiaggia è pescare a 20 metri, quindi ne abbiamo parlato tante volte, almeno una canna sotto, adesso le ho tutte e due sotto, una delle quali è dedicata solo per la spigola, perché ci ho messo un americano lungo così. Innesco e poi magari ne parliamo. Questi due finali sono basati su ami Isashi premontati con fluorocarbon 0,20. Ho visto che con lo 0,20 sta pesca in pesca benissimo, problemi non ha, e Andrea adesso c'è una mangiata, quindi forse comincia a esserci attività. Bene, 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 bene. Sottolineo il fatto che chi sa pescare prende questi pesci. Sta arrivando la stagione calda, beach ledgering, pesca con i floater, pesca con tripli travi, 4,80 m, Impera F1 Beach.
una canna nata per l'agonismo, nata per gli agonisti, che ha chiaramente un impegno, un impiego enorme anche per noi appassionati. Qualche caratteristica tecnica, ho detto la lunghezza, 4,80 m, quindi travi molto lunghi, senza problemi possiamo usare travi da 1,20 m, tre travi e peschiamo in estrema completa comodità. 120 grammi il casting range. Caratteristiche tecniche di questa canna, oltre alla leggerezza abbiamo anelli con design K, disegno K, anti-tangle, quindi anti-groviglio. Tutte le legature contengono al loro interno una striscia che possiamo osservare durante la notte semplicemente illuminandola con un colpo di pila. Queste canne hanno una placca porta mulinelli Fuji, studiata per la massima ergonomicità, massima leggerezza, perché il concetto di questa canna è andare via leggeri, pescare leggeri. Basso contenuto di resine. Questa canna offre la possibilità di utilizzare tre diversi tipi di cimino, a seconda della colorazione, ma lo possiamo vedere anche dai diametri delle punte. Abbiamo una versione light, una versione media, una versione heavy, che appunto è quella che porta fino ai 120 grammi. Quindi grandissima sensibilità in tutte le situazioni di mare. Io non disdegnerei di utilizzare questa canna, ad esempio, con travi, soluzioni tecniche come la linea longa. Lunga 4-5 metri, con questa canna la possiamo stendere facilmente. Hybrid tip, dicevo, X-joint, cross-joint, ma chiamiamolo come conosciamo, X-joint. La canna è basata su un materiale che ormai è affidabilissimo, il CX2, quindi nanotecnologie a disposizione di una canna veramente che ci permette di passare delle ore molto molto piacevole, anche con prede piccole, perché le possiamo finalmente sentire appropriati, in modo appropriato. Se poi utilizziamo il Nage, uno 08, uno 010, abbiamo una macchina da pesca che ci permette veramente di affrontare gran parte delle situazioni nelle nostre spiagge. Provate a lanciare un pochino più lontano, niente, ho rimesso immediatamente sotto il gradino e ho avuto una mangiata. Spigola! Non è esattamente la spigola che si cerca, però in queste condizioni di mare, le condizioni sono perfette per queste, dovrebbe arrivare quella grossa. Siamo arrivati ai saluti per questa lunga puntata di Surfcasting Academy, che doveva partire per una 24 ore, ma praticamente è durata 24 ore perché abbiamo dovuto ricorrere a pescate in luoghi diversi e di conseguenza non è mai facile, è stata molto più che una 24 ore. Io sono con Andrea Baldeschi. Andrea Baldeschi è stato uno degli uomini che ha permesso al nostro paese di conoscere il long casting grazie a Top Cast in Pisa, quindi un nome che è nella storia della pesca italiana e ci ha tenuto compagnia. Era tanto che non venivi da vecchietti. Da vecchietti. È stato sì, con era noi un po' che un po'. Si mancava dalle spiagge. Si mancava dalle spiagge, però perché ti è sembrato questo passaggio alle canne? Mi sono divertito tantissimo, mi sono divertito tanto con l'approccio a queste canne fantastiche. Oggi non è stata una pescata da segnare sul calendario, no, come no, la pescata della vita, no, ma lo spettacolo è stato che nonostante il mare che fosse, che sia tuttora un bel mare, bello, mosso, abbiamo pescato alla grande, sì, i sì, pescetti che abbiamo pescato ce li siamo goduti dalla boccata fino a portarli sotto. È il salto di qualità con questi nuovi attrezzi e questo è una cosa
da sottolineare. Che ti fa venire voglia di tornare a pescare. Ma certo, domani si ritorna. Domani si ritorna. Sì. E allora, cari amici, siamo ai saluti, grazie come al solito, noi ci vediamo alla prossima puntata di Surfcasting Academy, dove ancora non lo sappiamo, dobbiamo decidere, l'importante è che ci siamo sbloccati, siamo tornati sulla sabbia a respirare quest'aria meravigliosa e a vedere questi spettacoli incredibili. Alla prossima!